Adriatic Link Terna ha rivelato il sito prescelto, la stazione di conversione si farà a Fano, esclusa dunque Lucrezia di Cartoceto, tra poco in collegamento il sindaco Enrico Rossi. In via Trave spunta una bancarella con parti di auto incidentate, nuova protesta dei residenti che lanciano l'ennesimo appello al comune di Fano dopo le modifiche alla viabilità. Pericolosissimo, qui un frontale da un po' all'altro ci scappa il morto. La ciclovia del Metauro sta per diventare realtà, ha firmato il protocollo per il tracciato di 74 km che sorgerà lontano dalla viabilità a Fano, previsto un ponte d'acciaio sulla superstrada e sul canale Albani, al via i lavori nel 2023. Niente scambio della pace, acqua sentiere vuote, in chiesa si entra con la mascherina fino al prossimo 30 aprile, ma tornano le processioni, la CEI e la diocesi di Fano esortano i fedeli a partecipare in presenza alle sante messe e alle celebrazioni della Settimana Santa. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito poco fa, la stazione di conversione per l'Adriatic Link si farà a Fano di fianco all'attuale impianto di Carrara. Lo ha annunciato oggi pomeriggio Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, pronta a realizzare l'opera in cavo sottomarino e terrestre di 270 km che collegherà le Marche e l'Abruzzo. Abbiamo in collegamento questa sera il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi. Buonasera. Buonasera sindaco, anche lei è Buonasera intervenuto alla conferenza stampa online che si è conclusa da poco. Intanto avete tirato un sospiro di sollievo visto che era nato anche un comitato che lamentava l'impatto ambientale, acustico e luminoso. Ma direi in parte. Allora, innanzitutto è bene precisare che l'amministrazione comunale di Cartoceto per l'incontro di oggi pomeriggio ha auspicabilmente chiesto un incontro in presenza, purtroppo non è stato possibile, questa istanza non è stata raccolta e speriamo auspicabilmente di poter realizzare questo tipo di momento di confronto nei prossimi mesi, che comunque saranno caratterizzate da altre fasi di approfondimento del progetto. Abbiamo tirato un sospiro di sollievo, direi in parte, perché l'amministrazione comunale di Cartoceto nelle sue osservazioni prodotte aveva richiesto di escludere qualsiasi sito di localizzazione che in un modo o nell'altro potesse avere un impatto importante con il centro abitato di Lucrezia o della vicina frazione di Ponte Murello, e con la scelta da parte di Terna della località di Carrara, sostanzialmente, cioè con l'ampliamento dell'attuale stazione di conversione già presente con un'estensione ulteriore di circa 6 ettari, si arriva praticamente alle porte di Ponte Murello. Quindi bene per i residenti di via Corvina, di via San Marco e zone limitrofe, ma avevamo chiesto di localizzare questo tipo di stazione di conversione altrove, e più specificamente credevamo e siamo tuttora convinti che il sito migliore potesse essere diciamo quell'area al termine della zona industriale di Bellocchi. Ecco, invece per quanto riguarda le opere di compensazione? Beh, per ciò che riguarda le opere di compensazione, noi finora non abbiamo mai affrontato il tema con Terna, a differenza di Fano, ma differentemente da quella che è la posizione che è già stata esplicitata da parte di Terna stessa, crediamo che la frazione di Ponte Murello subisca comunque una esternalità negativa che vada comunque compensata da un punto di vista economico o da un punto di vista di opere compensative. Questo lo vedremo, e io credo che questo aspetto, questo tema meriti sicuramente il doveroso approfondimento e le dovute verifiche. Terna non è di questo avviso, sicuramente noi faremo le verifiche a riguardo e come dicevo prima, ulteriori e prossimi incontri futuri serviranno anche a verificare tutti gli aspetti progettuali, perché ad oggi un progetto ancora non c'è, attività finalizzata ad osservare tutti quelli che potrebbero essere gli aspetti di minimizzazione, diciamo così, dell'impatto più che altro visivo rivolto alla frazione abitata di Ponte Murello. E per quando è previsto, sindaco, l'inizio dei lavori? Non è immediato?
No, l'inizio dei lavori non è immediato perché nella conferenza di oggi si è parlato del 2025. Ad ogni modo, le fasi più interessanti, prossime, saranno quella del deposito del progetto presso il Ministero della Transizione Ecologica da parte di Terna, previsto per il giugno prossimo, e lì si aprirà dapprima con la conferenza di servizi e poi con l'apertura, diciamo, del vero e proprio iter autorizzativo, la seconda fase interessante, dopo quella che si è appena conclusa della consultazione pubblica, dove per l'appunto è bene ricordare che le amministrazioni, le comunità coinvolte, in generale tutti gli stakeholders potranno comunque continuare a partecipare depositando delle proprie osservazioni finalizzate, come dicevo prima, alla verifica di tutti gli aspetti progettuali che ancora oggi non conosciamo dettagliatamente. Grazie al sindaco di Cartoceto Enrico Rossi. Andiamo avanti con la cronaca. La polizia postale di Ancona ha arrestato un uomo di 53 anni residente a Senigallia per la detenzione di oltre 2.500 file e video pedopornografici. Il materiale rinvenuto in un computer ritraeva minori tra i 6 e i 12 anni coinvolti in atti sessuali con adulti. L'uomo aveva realizzato un vero e proprio archivio catalogato per genere. Il pubblico ministero ha applicato al 53enne la misura degli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Rimaniamo ad Ancona perché è stato individuato il responsabile del danneggiamento di una vetrata blindata delimitante il sito archeologico ubicato sotto il Palazzo della Corte d'Appello. Giovedì scorso un giovane di 21 anni, anconetano, dopo aver prelevato dalla vicina Piazza Roma due pesanti pali segnaletici in ghisa, li aveva trasportati fino alla vicina Via Zappata e poi si era divertito scagliandoli contro la vetrata blindata che delimita appunto questo sito archeologico con all'interno i resti di Domus Romana. Dopo la denuncia sporta dal presidente della Corte d'Appello sono scattate le indagini della polizia. L'analisi dei video estratti dagli impianti di videosorveglianza del palazzo e delle vie limitrofe hanno permesso ai poliziotti di individuare e identificare il responsabile del gesto che è stato denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Ancona per il reato di danneggiamento aggravato. Invece a Fano, nel quartiere della Trave, i residenti non si rassegnano alla nuova viabilità e addirittura questa mattina è stata allestita una bancarella con diverse parti della carrozzeria delle auto andate a sbattere nei tratti in cui è stata ristretta la carreggiata. Sentiamo. Diamogli una lezione a questi Ce n'è per amministratori. tutti, per il sindaco Seri, per gli assessori Tonelli e Cucchiarini, così come per l'ingegnere Ansuini. È l'ultima trovata di Giorgio che ha allestito una bancarella di fronte alla sua abitazione in via Trave a Fano, uno dei punti in cui è stata stravolta la viabilità. Dopo le proteste, gli appelli e le lettere inviate anche al prefetto di Pesaro Urbino, qui tutto è rimasto come voluto e modificato dall'amministrazione comunale. Con l'intento di rallentare la velocità degli automobilisti, sono stati realizzati restringimenti della carreggiata, rotatorie e nuova segnaletica, ma nonostante quelle che il comune definisce migliorie, sono già diversi gli incidenti avvenuti dopo questi cambiamenti. Da qui l'idea di raccogliere i pezzi delle carrozzerie dei veicoli lasciati a terra e di metterli in mostra. Quindi li consegnerà agli amministratori? Ma sì, io vorrei consegnargli anche un bel tapiro gigante come quello che è stato consegnato a Mancini. Se lo meriterebbero perché è un'amministrazione fatta di la parola giusta è incompetenti, perché hanno fatto un lavoro, hanno ristretto le carreggiate, hanno penalizzato pedoni, ciclisti e carrozzine, non si sa più dove andare, la gente continua ad andare forte come prima o anche più forte, nessuno che dà la precedenza. E non vengono neanche a verificare, non sono venuti a verificare se il lavoro ha dato delle risposte. Zero. E ricordiamoci, sono stati anche degli investimenti a ciclisti. Sì, c'è stato un investimento in un altro tratto di via della Trave, Bertini Carlino, è stato investito, quindi fatto una settimana d'ospedale e da un mese non si è più ripreso da quell'incidente, è terrorizzato, ha paura, ha difficoltà, l'età incide, tutta una serie di circostanze. Però il pericolo, io anch'io per ben 2 o 3 volte ho rischiato di essere investito sulle strisce pedonali dalla velocità degli automobilisti. Che cosa chiede? Guarda, noi da quando io sono arrivato qui in questa via ho chiesto subito, grazie oltre a me anche a tutti gli altri residenti, abbiamo chiesto una telecamera, è la soluzione del problema. Non ci vogliono sentire, hanno messo segnaletica verticale, segnaletica orizzontale. Faccio una battuta, servirebbe la segnaletica trasversale.
a buon intenditor poche parole. Ambretta, anche lei più volte ha espresso la sua contrarietà a questo cambio di viabilità. Per quanto riguarda la viabilità, continuano a fare quello che vogliono, ma questo non va bene. Perché io vedo, per esempio, qui alla Trave hanno scontentato tutti e continuano a esserci dei piccoli incidenti. Cioè non hanno certo migliorato la viabilità su questa zona e continuano imperterriti. Adesso ho letto che vogliono anche in via Kennedy mettere le macchine orizzontali. Ma io ho sempre saputo che prima di fare delle modifiche bisogna pensare come realizzare i problemi che ci sono prima. Fino a che le automobili non riusciranno a farcele mettere a mo' di ciondolo, ci sono. Che ci piaccia o non ci piaccia, una città senza auto non è pensabile. Quindi quello che lei dice è: togliamo i posti auto in determinate zone e dobbiamo cercare un altro luogo in cui ricollocarle. È questo che voglio dire, infatti. Un'altra cosa che ho visto anche ieri in via Gramsci, per esempio. Via Gramsci è tutta a pagamento, ma che cosa risolvono, visto e considerato che via Gramsci è sempre tutta vuota? Cioè non ha fatto bene ai cittadini, perché non possono mettere le automobili, e credo che non venga bene neanche per il comune, visto che non riscuotono, perché è tutto vuoto. Signora, anche lei di nuovo qua in via Trave per protestare? Certo, per protestare e poi molto protestare, perché questa è una cosa che non si va più avanti. Queste strettoie qui, che io non so cosa servono, qui si ferma il più coglione, si ferma. Gli altri invece vanno tutti, hai capito? Io ci passo alla mattina alle 6 quando vado al mercato, io mi devo fermare io, perché prendo una velocità da qua giù da piedi. Quindi è pericoloso. Ma pericolosissimo! Qui un frontale da un po' all'altro ci scappa il morto. La rotatoria della Barbie? Cosa ci facciamo con la rotatoria della Barbie? Lo sai, io che vengo da via Venturi mi devo sempre fermare io. Quelli che vengono giù da finire non se ne ferma uno. Che fai? Te sei nel mezzo della strada, te devi fermare perché quel ti porta via il muso. Vien su quello di dietro a 300 all'ora, che ti porta via. Quel di dietro ti porta via. Qualcosa bisogna fare, perché così non si può andare avanti, dai su. E poi adesso c'è in gioco anche gli interquartieri. Quella è una roba che serve, importante. Ci abbiamo rimasto solo la pista questa qui, che ci vanno a giocare i bambini, che ci vanno in bicicletta. Quella adesso, quanti passa una strada con i camion, che poretti, dove va? Dove se va? A fa non c'è più niente. Hanno rovinato tutto. Stammi tanto bene qua su alla Trave, che nessuno ci dava fastidio. Perché mi rompo? E a proposito di viabilità, un nostro telespettatore ci ha segnalato la situazione definita di estremo pericolo che si verifica tutte le mattine nei giorni feriali, intorno alle 8, in zona Ponte Storto e Porta Maggiore. C'è il rischio di investire, ci ha scritto il reporter, uno degli innumerevoli ragazzi che si buttano sulle strisce pedonali con la bici, senza scendere e senza guardare se arrivano i veicoli. Circa un mese fa, ha proseguito, ho inviato email ai vigili urbani e al protocollo del comune, ma devo avere ancora un riscontro, nonostante abbia anche chiamato due volte. Il problema è sotto gli occhi di tutti, ha concluso il segnalatore, tranne che sotto quello dei vigili, che come primo compito avrebbero quello di garantire la sicurezza e il rispetto delle regole sulle strade cittadine. La Regione Marche e il Comune di Fano hanno firmato un protocollo d'intesa per la ciclovia del Metauro. L'obiettivo è quello di avviare i lavori nel 2023. Il tratto fanese sarà lungo 5 km e comprenderà anche la realizzazione di un ponte sul canale Albani. 10 comuni attraversati, 74 km di lunghezza e un finanziamento stanziato di 6 milioni e mezzo di euro che andranno a coprire i primi 35 km. Sono questi alcuni numeri della ciclovia del Metauro, oggi al centro di un protocollo d'intesa firmato dall'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli e dal sindaco di Fano Massimo Seri. Il tracciato, con pendenza media del 2,5%, attraverserà Fano e Fossombrone passando per Cartoceto, Colli al Metauro e Monte Felcino, interessate sia le aree urbane che le zone agricole, ma come spiegato dall'architetto Goffi, il percorso sarà autonomo, protetto e lontano dalla viabilità e dalla ferrovia. Tra gli obiettivi c'è anche quello di proseguire la ciclabile verso l'Umbria e la costa tirrenica, un progetto legato alla battaglia per il superamento dell'isolamento della regione al fine di attrarre nuovi flussi economici e turistici.
un nuovo modello nella concezione delle ciclovie della regione, una ciclovia del divertimento, una ciclovia turistica ma anche una ciclovia urbana con forti elementi identitari per la città di Fano che uniranno il mare al centro storico, il centro storico al grande parco urbano su cui sta lavorando la città di Fano ma anche al quartiere più popoloso della città, ossia il quartiere di Sant'Orso. Saremo in grado quindi di soddisfare diverse esigenze ponendo al centro delle interconnessioni ciclabili proprio questa ciclovia. Perché? Perché il protocollo firmato oggi con l'amministrazione comunale di Fano si inserisce anche nello sviluppo della ciclovia adriatica. Infatti con il sindaco Seri abbiamo parlato anche della realizzazione del nuovo ponte ciclabile sul fiume Metauro e quindi è veramente un passo in avanti la sottoscrizione di questo protocollo perché si passa dalle parole ai fatti, quelle parole che non avevano in passato disegnato nemmeno un metro della ciclovia del Metauro. Il finanziamento che è stato incrementato rispetto alla disponibilità iniziale grazie ai 2 milioni aggiunti dall'assessorato alle infrastrutture pone le basi per candidare la ciclovia del Metauro a far parte del gruppo delle ciclovie nazionali. Nel dettaglio il tracciato di Fano sarà lungo 5 chilometri e avrà un costo di 3 milioni e 900 mila euro. Qui è prevista anche un'opera infrastrutturale, il nuovo ponte d'acciaio sulla superstrada e sul canale Albani, largo 3 metri, che sarà in grado di collegare due quartieri della città attraversando via Papiri. Il primo cittadino oggi in conferenza ha parlato di concretezza, dialogo e collaborazione tra gli enti coinvolti. Con questa firma del protocollo avviamo in modo definitivo questo processo di realizzazione di questa infrastruttura. Un'infrastruttura importante per la nostra città, ma mi viene da dire per il territorio, perché collega una serie di piste ciclabili, collega quartieri della nostra città, ma soprattutto valorizza anche tutta una serie di infrastrutture e di spazi anche belli ambientalmente parlando, come il nuovo parco dell'aeroporto nella nostra città. Non dimentichiamo che siamo città turistiche e quindi anche per coloro che sceglieranno di venire a fare le vacanze nel nostro territorio troveranno una rete di ciclabili interessanti, belle da vivere e che ci fanno assaporare anche l'ambiente che ci circonda. Ancora cronaca, sono stati condannati a pene comprese tra i 3 e i 5 anni, 7 imputati che hanno scelto il rito abbreviato che prevede uno sconto della pena e 2 patteggiamenti nel filone amministrativo per la strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, costata la vita a 5 minorenni e a una mamma di 39 anni nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. Il filone bis riguarda le responsabilità di proprietari, gestori e amministratori per la sicurezza della discoteca, omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro colposo sono le accuse, come ricorda l'ANSA, per le quali il GUP di Ancona Francesca De Palma ha pronunciato la sentenza oggi pomeriggio dopo quasi 3 ore di camera di consiglio. Per altri 9 che hanno invece scelto il rito ordinario, il processo si aprirà il 3 giugno. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 14 in via Antonelli a Senigallia per l'incendio di un autocarro che trasportava merce varia e che in quel momento era parcheggiato nel piazzale di una ditta in attesa di completare il carico. Le fiamme si stavano propagando anche ad un altro mezzo pesante e alla parte posteriore di un'autovettura. La squadra di Senigallia, intervenuta con 2 autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme con del liquido schiumogeno e a mettere in sicurezza l'area dell'intervento. Nessuno è rimasto ferito sul posto. Anche i carabinieri e la polizia locale. Oggi è l'ultimo giorno di emergenza Covid-19, cambiamenti in vista non solo per Green Pass e mascherine ma anche per le celebrazioni liturgiche. La CEI e la Diocesi di Fano invitano i fedeli a tornare in chiesa. Sarà possibile riprendere la pratica delle processioni ma nel luogo di culto per lo scambio della pace bisognerà evitare ancora la stretta di mano. Tutti i particolari nel servizio di Filippo Pucci. Dal 1 aprile si allentano alcune misure dovute all'emergenza sanitaria anche per le celebrazioni in chiesa con i fedeli. Dopo il confronto tra la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana e il Governo, è stato annullato il protocollo del 7 maggio del 2020 per le funzioni con il popolo. Ma questo non significa un tana libera tutti, infatti rimangono ancora in vigore alcuni comportamenti da rispettare. Tra queste l'obbligo delle mascherine durante le celebrazioni al chiuso fino al 30 di aprile e l'igienizzazione delle mani all'ingresso delle strutture.
Le acquasantiere rimarranno vuote e lo scambio della pace sarà ancora sospeso, speriamo per un breve periodo. Durante la distribuzione dell'Eucarestia, i parroci dovranno ancora indossare le mascherine e igienizzarsi le mani, mentre le chiese dovranno essere ben arieggiate una volta concluse le funzioni. A cambiare invece sono i distanziamenti, infatti i fedeli potranno sedersi in qualsiasi posto ma senza creare assembramenti e in più potranno riprendere le tradizionali processioni cittadine. Infine, in vista dell'avvicinarsi della Settimana Santa, la CEI e la Diocesi di Fano Fossombrone e Cagliepergola invitano i fedeli a partecipare alle celebrazioni in presenza nelle proprie parrocchie. Sapete, abbiamo cominciato il Covid proprio il mercoledì di Quaresima di 2 anni fa e adesso finalmente in questa Settimana Santa ci si riaprono degli spazi, dei tempi, quindi rivivremo le celebrazioni della Settimana Santa che sono anche quindi celebrazioni dove sarà sottolineata la presenza di tutto il popolo di Dio. Questo a cominciare dall'ingresso di Gesù a Gerusalemme, la processione delle palme, domenica 10 aprile, finalmente riprenderemo i rami di ulivo e finalmente torneremo anche noi a vivere questa gioia di poterci incontrare tra noi. E poi i riti della Settimana Santa che culmineranno con il Triduo Pasquale. Ricordo sempre la messa del Vescovo del Crisma con cui si rinnoveranno gli oli giovedì santo mattina, ma anche il venerdì santo con l'adorazione della croce, il sabato santo con il silenzio e la veglia pasquale. Non ci sono obblighi per gli orari, non ci sono spazi che ci dividono, ma c'è questa gioia di ritornare insieme. Ecco, penso che quello della relazione, dell'incontro con il risorto debba aiutare anche le comunità a risorgere, a rialzare il capo, a ripartire con speranza. Ecco, forse ci eravamo abituati a stare lontani, i distanziamenti nei banchi a me fanno sempre paura, dico sempre che nell'assemblea non si gioca ai quattro cantoni, si sta insieme, grazie a Dio le nostre chiese dovranno riaprire a questa fraternità. Siamo tutti sulla stessa barca, ci ha detto Papa Francesco durante questo Covid. Anche adesso abbiamo bisogno proprio della fraternità e dell'amicizia per rialzare il capo e per vivere da risorti. Dopo quasi 6 anni l'Associazione Culturale Bastione San Gallo lascia la gestione del monumento fanese, come spiegato in una nota stampa, non riesce più a contare sull'aiuto dei soci volontari che per motivazioni personali non sono più in condizione di mettere a disposizione il tempo e le forze necessarie per garantire l'adeguata gestione del bastione. A seguito di 2 incontri con l'Ufficio Cultura e con il Sindaco del Comune di Fano, l'Associazione ha comunicato la disdetta della concessione di gestione e manutenzione ordinaria del bene monumentale. Il bastione per la stagione 2022, come previsto dal bando, sarà affidata alla seconda classificata che è l'associazione Work in Progress. Vi ricordo che lunedì a Primo Cittadino torna il sindaco di Colli al Metauro Pietro Briganti. E poi i sostenitori di Fano TV, questa sera ringraziamo Franco Fava e Marco Gasparini. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, il nostro telegiornale torna domani sera puntuale alle 20:30. Buona serata.